Shabbat Shalom to all of you. Shabbat Shalom a tutti. And welcome to our Rev Shabbat. Benvenuti alla Rev Shabbat di questa settimana. Let's start with the washing of our hands. Iniziamo col lavaggio delle mani. As this is the way we want to enter in the presence of the Lord. Siccome questo è il modo in cui vogliamo entrare nella presenza del Signore. Amen. So let's pray together. Preghiamo insieme. La Adonai haaretz umlo ha tevel veloshevva ki hu al yamim levda ve'acharot yechmomecha mi'ale ve'har Adonia umi yakum bimkom kodsho neki kapayim avar levav Asher lo, nasa lashav nafshi velo, nishpa lemirma. And now as we pour the water on our hands, we pray this prayer. Mentre versiamo l'acqua sulle mani, preghiamo questa preghiera. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam, asher kideshtanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Baruch ata Adonai, Elohim melech haolam, asher kideshtanu b'mitzvotav etzivanu al netilat yadayim. Now let's pray together. Adesso preghiamo insieme. For Ukrainian community. Per la comunità ucraina. As we support through the project Daughter of Zion. Mentre noi sosteniamo loro tramite il progetto Figlie di Zion. The Jewish community. La comunità ebraica lì in Ucraina. In Ukraine. Thank you. Thank you, Lord, to give us the blessings and honor to serve you. Grazie, Signore, che ci dai la benedizione e l'onore di servirti. We want to devote. Vogliamo devolvere a te. All donations today. Tutte le donazioni oggi. To the Jewish community in Ukraine. Alla comunità ebraica in Ucraina. In Yeshua's mighty name. Nel nome di Yeshua. Amen. Amen. Thank you, Lord. For all those which want to participate to the donations to the Jewish community in Ukraine, per please. Tutti coloro che vorrebbero partecipare a questa donazione agli ebrei in Ucraina. Please contact us. Per favore contattateci. On our website. Sul nostro sito. There is a contact link. Yes. And via email you can write to us. Via email potete scriverci. At VOOAJM. VOHJM 2013 at gmail.com @gmail.com. Amen. Thank you for all donations you devote to the Jewish community. E grazie per tutte le donazioni che voi
date alla comunità ebraica. As you become part of God's plan, mentre voi diventate parte del piano di Hashem di in the last days, negli ultimi tempi. Amen. Now we light the candles. Adesso accendiamo le candele. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lecha l'kner shel Shabbat. Amen. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who sanctified us by his commandments and has commanded us to be a light to nations and has given us Yeshua the Messiah, the light of the world. Amen. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai santificato con i tuoi comandamenti e ci hai comandato di essere una luce per le nazioni e ci hai dato Yeshua, Gesù, il Messia, la luce del mondo. Amen. Now we shall do the blessing of the cup of wine or grape juice. Adesso faremo la benedizione della coppa del vino o succo d'uva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore pri hagafen. Amen. Blessed are you, O Lord of God, King of the universe, who creates the fruit of the vine. Amen. Beato tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che crea il frutto della vite. Amen. Amen. Thank you, Lord. Now we're going to bless the bread. Adesso benediciamo il pane. We give thanks to God for bread. Our voices rise in song together as our joyful prayer is said. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamotzi lechem min haaretz. Amen. Blessed are thou, O Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from out of the earth. Amen. Hamotzi lechem min haaretz. Rendiamo grazie a Dio per il pane. Le nostre voci si alzano in canto insieme, mentre si dice la nostra preghiera gioiosa. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz. Amen. Beato tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che produce pane dalla terra. Amen.
How the husbands will bless their wives. It's simply an improvisational prayer. E ora i mariti benediranno le mogli, è una preghiera improvvisata. Father, I want to thank you for this beautiful woman who is your daughter and is your princess that you've allowed me to be next to her side, by her side. I ask you to use me to be a blessing to her as a husband, to encourage her, to strengthen her as much as I can, to simply be next to her through the good and the bad, through everything that you will give to us in our life, and that you will use her mightily to reach others, to bring healing to others through your name, Yeshua. Mm-hmm. And you will bless her in everything she does, in her work, in her rest, in everything she does, in the name of Yeshua. And you will cause her, you will make her to be the mother of many. In the name of Yeshua. Amen. Amen. Grazie, Signore, per questa bellissima donna che tu hai permesso a me di essere accanto a lei. E che è tua figlia, prima di tutto, è la tua principessa. Ti chiedo di benedirla in ogni cosa che lei faccia, sia lavoro, riposo, qualsiasi cosa che lei faccia, se sarà benedetta. E che tu la userai proprio per la tua gloria, per portare benedizione ad altri, guarigione, salvezza, tramite il tuo nome, Yeshua. E che tu la renderai madre di tanti, come tu hai promesso, nel nome di Yeshua. Amen. Amen. It is good to pray for each other. Bello pregare l'uno per l'altro. Mm. Actually, it's important and it is a must. Importante, è un dovere. Amen. Now we shall bless our sons. E ora benediremo i figli maschi. Yivarecheka Adonai Bishmerecha Yair Adonai Panavelecha Bihuneka Yisa Adonai Panavelecha Bisehemlecha Bisehemlecha Shalom Esimcha Elohim Kephraim Behet Manasseh. May the Lord bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you. May he lift up his countenance and grant you peace. May you be as Ephraim Manasseh. May the Lord with you ever be. May he bring you home unto the land prepared for thee. May God bless you and grant you long life. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good husbands and fathers. May he prepare holy wives for you. May the Lord protect and defend you. May his spirit fill you with grace. May our family grow in happiness. So hear our Sabbath prayer. Amen. Il Signore vi benedica e vi protegga. Possa Egli far risplendere il suo volto su di voi. Possa Egli elevare il suo volto su di voi e concedervi pace. Possiate voi essere come Efraim e Manassa. Che il Signore sia con voi sempre. Possa Egli portarvi a casa, al paese preparato per voi. Che Dio vi benedica e vi conceda lunga vita. Il Signore possa soddisfare la nostra preghiera di sabato per voi. Che Dio faccia di voi buoni mariti e padri. Possa Egli preparare mogli sante per voi. Il Signore vi protegga e vi difenda. Possa il suo spirito riempirvi di grazia. Possa la nostra famiglia crescere nella felicità. O ascolta la nostra preghiera di sabato. Amen. Amen. Now we will bless our daughters. E ora
benediremo le figlie femmine. Yevarecha Adonai Vishmerecha Yael Adonai Parabelecha Vechunecha Isaronai Panabelecha Viasem lecha, viasem lecha, shalom. Isimei Elohim, che sarà, che rifà, che Rachel o Clea. May the Lord bless you and keep you. May he cause his face to shine upon you. May he lift up his countenance and grant you peace. May you be like Ruth and like Esther. May the Lord with you ever be. May he bring you home and to the land prepared for thee. May God bless you and grant you long life. May the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and wives. May he bring you a husband who will care for you. May the Lord protect and defend you. May his spirit fill you with grace. May our family grow in happiness. So hear our Sabbath prayer. Amen. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Possa egli far risplendere il suo volto su di voi. Possa egli elevare il suo volto su di voi e concedervi pace. Possiate voi essere come Ruth e come Esther. Che il Signore sia con voi sempre. Possa egli portarvi a casa, al paese preparato per voi. Che Dio vi benedica e vi conceda lunga vita. Il Signore possa soddisfare la nostra preghiera di sabato per voi. Che Dio vi faccia buone madri e mogli. Possa egli mettervi accanto un marito che si prenderà cura di voi. Il Signore vi protegga e vi difenda. Possa il suo spirito riempirvi di grazia. Possa la nostra famiglia crescere nella felicità o ascolta la nostra preghiera di sabato. Amen. Now we will do the Barhu, which is the call to worship. E ora pregheremo il Barhu, che è la chiamata all'adorazione. Baruch et Adonai Hamora. Baruch Adonai Baruch Lelam Baruch. Bless the Lord who is to be praised. Blessed be the Lord who is praised for all eternity. Sia benedetto il Signore che è degno di lode. Benedetto sia il Signore che è degno di lode in eterno. Today we read from the book of Exodus, chapter 38, verse 21, to chapter 40, verse 38, for the Torah portion. Oggi leggiamo dalla porzione di Torah Pecudei, dal libro dell'Esodo, capitolo 38, versetti 21, fino al capitolo 40, versetti 38, i primi due versetti. And the Torah portion for today is, as Rebbe Tzin Gabriel said, is Pecudei, which means accounts.
Re fecude ha Mishkan, Mishkan ha edut asher pukad al pi Moshe avodat haleveim beyaed Itamar ben Aharon ha-Kohen Utzalel ben Uri ben Hur lemate Yehuda asa et kol asher tziva Adonai et Moshe. Now we shall do the blessing of the Torah after the Torah reading. Adesso facciamo la benedizione della Torah dopo la lettura della Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. We praise you, eternal God, sovereign of the universe. You have given us a Torah of truth, implanting within us in eternal life. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo. Tu ci hai dato una Torah di verità. Hai impiantato dentro di noi la vita eterna. Ti lodiamo, Dio donatore della Torah. Now in English. E ora leggiamo i versetti in inglese. And then in Italian. E in italiano. Exodus 38, verse 21-22. Esodo 38, versetti 21-22. These are the accounts of the tabernacle of the testimony, recorded as Moshe ordered by the Levim, Levites, under the direction of Itamar, the son of Aharon, the Kohen, priest. Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Yehuda, Judah, made everything that Adonai ordered Moshe to make. Assisting him was Oholiab, the son of Ahishamach, of the tribe of Dan, who was an engraver, a designer, and a weaver in colors, in blue, purple, and scarlet yarn, and in fine linen. And now in Italian. E ora in italiano. Questo è l'elenco delle cose del tabernacolo della testimonianza che furono elencate per ordine di Mosè, per il servizio dei Leviti, sotto la direzione di Itamar, figlio del sacerdote Aarone. Bezalel, figlio di Uri, figlio di Ur, della tribù di Giuda, fece tutto ciò che l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Now we will have the blessing of the Haftarah. E ora benediremo l'Haftarah.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar mimbiim tovim veratza b'divarim hane emarim be'emet. Baruch ata Adonai habacher ba'torah u'moshe avdo v'Yisrael amo uvin vei e hamet batzadek. We praise you, eternal God, sovereign of the universe. You have called faithful prophets to speak words of truth. We praise you, O God, for the revelation of Torah, for Moses your servant and Israel your people, and for the prophets of truth and righteousness. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo. Hai chiamato profeti per parlare parole di verità. Ti lodiamo, Dio, per la rivelazione della Torah, per Mosè, tuo servitore, e Israele, tua gente, e per i profeti della verità e della giustizia. The Haftarah, or the prophetic portion for this week, comes from the book of 1 Kings, chapter 7, verse 51, through chapter 8, verse 21. La porzione dell'Haftarah, o porzione profetica, questa settimana viene dal libro Primo Re, capitolo 7, versetti 51, fino al capitolo 8, versetto 21. Batishlam kol hamelacha asher asa hamelech Shlomo, bet Adonai ve'yaveh Shlomo et kodshe David aviv et hakeset ve'et hazahav ve'et hakelim natan be'otzot bet Adonai. Az yakel Shlomo et zikne Israel et korashe hamatot nesei habaut nivne Israel et hamelech Shlomo Yerushalayim lehalot et aron berit Adonai meir David hi Zion. In English, thus all the work that King Shlomo, King Solomon, did in the house of Adonai was finished. After this, Shlomo brought in the gifts which David his father had dedicated, the silver, the gold, and the utensils, and put them in the treasuries of the house of Adonai. Then Shlomo assembled all the leaders of Israel, all the heads of the tribes and the chiefs of the paternal clans of the people of Israel, to King Shlomo in Jerusalem, to bring the ark for the covenant of Adonai out of the city of David, also known as Zion or Zion. In Italiano, Primo Re, capitolo 7, versetto 51, fino a 8, capitolo 8, versetto 21, primi due versetti. Così fu terminato tutto il lavoro che il re Salomone aveva fatto fare per la casa dell'Eterno. Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide, suo padre, aveva consacrato e li mise nei tesori della casa dell'Eterno. Allora Salomone radunò alla sua presenza a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie e dei figli di Israele, per portare su l'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Zion. Now we will do the Haftarah blessing after the reading of the Haftarah. E ora faremo la benedizione dell'Haftarah dopo la lettura dell'Haftarah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadarot, ha'el ha'ne'eman, ha'omer ve'oseh, ha'am, daber umkayim, shekol devarav emet batzadek, al ha'torah, ba'al ha'avoda, ba'al ha'nvi'im, ba'al yom ha'shabbat hazeh, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולנוחה, לכבוד ותפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי.
תמיד לעולם בעד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. We praise you, eternal God, sovereign of the universe, the rock of all creation, the righteous one of all generations, the faithful God whose word is deed, whose every command is just and true, for the Torah, for the privilege of worship, for the prophets, and for this Shabbat day that you, our eternal God, have given us for holiness and rest, for honor and glory. We thank and praise you. May your name be praised forever by every living being. We praise you, O God, for the Sabbath and its holiness. Ti lodiamo, Dio eterno, sovrano dell'universo, rocca di tutta la creazione, il giusto di tutte le generazioni, il Dio fedele la cui parola è compiuta, il cui ogni comando è giusto e vero. Per la Torah, per il privilegio di culto, per i profeti e per questo giorno di sabato che tu, il nostro Dio eterno, ci hai dato per la santità e il riposo, per onore e gloria. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Il tuo nome sia lodato per sempre da ogni essere vivente. Noi ti lodiamo, Dio, per il sabato e la sua santità. And now we will have the sermon. E ora avremo il sermone. Parashat Pekudei is called Accounts. Parashat Pekudei è chiamata Conti. And today we're going to talk about Hashem's divine presence enters the temple. E oggi parleremo della presenza divina di Hashem che entra nel tempio. My name is Rabbi Harel Clint Fry and this is beautiful Rebbe Zin Gabriela Fry. E il mio nome è Rabbino Harel Clint Fry e questa è la bellissima Rebbe Zin Gabriela Fry. I made her say it in Italian. She's beautiful. So the Torah portion comes from the book of Exodus, chapter 38, verse 21, through chapter 40, verse 38, as we said. Quindi la porzione della Torah è dal libro dell'Esodo, come abbiamo detto, capitolo 38, versetti 21, fino al capitolo 40, versetto 38. The Haftarah, the prophetic portion, comes from 1 Kings, chapter 7, verse 51, to chapter 8, verse 21. La porzione di Haftarah, o porzione profetica, è dal libro Prima Re, capitolo 7, versetti 51, fino al capitolo 8, versetto 21. The Brit Chadashah, or the New Pact, New Covenant, or New Testament, comes from John, chapter 6, verse 1 through 71, Luke, chapter 16, verses 1 through 13, Hebrews, chapter 8, verses 1 through 12, and Revelation 15, verses 5 through 8. Il Brit Chadashah, Nuovo Patto, Nuovo Testamento, viene dal libro di Yohanan, Giovanni, capitolo 6, versetti 1 fino al 71, Luca, capitolo 16, versetto 1 fino al 13, Lettera agli Ebrei, capitolo 8, versetti 1 fino al 12, Libro dell'Apocalisse, capitolo 15, versetti 5 fino al versetto 8. So last week in Parashat Vayechel, the people donated the required materials for the building of the Mishkan in such abundance that Moses had to tell them to stop giving. La scorsa settimana, nella Parashat Vayechel, la gente ha donato i materiali necessari per la costruzione del Mishkan in tale abbondanza che Mosè ha dovuto dire loro di smettere di donare. This week in Parashat Pekudei, an accounting is made of these materials. And the eight priestly garments are made according to the specification in Parashat Tetzaveh. So the Mishkan, or the tabernacle, is also completed, and then a cloud appears over it, and the divine presence, or the Shekinah, has come to dwell within it. E questa settimana, nella Parashat Pekudei, viene fatto un resoconto di quei materiali, e gli otto indumenti sacerdotali vengono realizzati secondo le specifiche della Parashat Tetzaveh. Anche il Mishkan è completato, e soprattutto di esso appare una nuvola. La presenza divina è venuta ad abitare al suo interno. So let's talk about the glory of Hashem. Quindi parliamo della gloria di Hashem. Moses inspected the work and saw that they had done it just as the Lord had commanded. So Moses blessed them.
Exodus 39:43. Mosè esaminò l'opera e vide che l'avevano eseguita come il Signore aveva comandato. Così Mosè li benedisse. Esodo 39, versetto 43. Parsha Pekudei addresses the ministry of how an unlimited eternal Hashem who transcends time and space, he's outside of all of it, can possibly take up residence within the limitations of a man-made building, especially a tent. And once Moses and the people finished the work of constructing the Mishkan, the glory of Hashem actually filled it. And it says in Exodus chapter 40, verses 33 and 34, so Moses or Moshe finished the work, then the cloud covered the meeting and the glory or kavod of God filled the tabernacle. La parasha Pekudei affronta il mistero di come un Hashem illimitato ed eterno che trascende tutto il tempo e lo spazio possa eventualmente stabilirsi entro i limiti di un edificio creato dall'uomo. Una volta che Mosè e il popolo ebbero terminato il lavoro di costruzione del Mishkan, la gloria di Hashem lo riempì. Così Mosè terminò l'opera, allora la nuvola coprì l'adunanza e la gloria, kavod, di Dio riempì il tabernacolo. Esodo 40, versetti 33 e 34. So the word here for glory is not your typical word that we are used to hearing, which is Shekhinah. The word for glory in Exodus chapter 40, verse 34 is actually kavod. And it's related to the Hebrew verb kaved, which means to honor, to be honored, and to be heavy. Very interesting translation. So when we give someone kaved, it means give them honor or respect. We treat them as a person of substance, importance, or great value. The same word used in the Ten Commandments, which is honor or kaved, your father and your mother. Exodus 20, verse 12. E la parola per gloria nel libro dell'Esodo al capitolo 40, versetto 34 è kavod ed è legata al verbo ebraico kaved, che significa onorare, essere onorato ed essere pesante o rispettato di valore. Quando diamo quindi kaved a qualcuno significa che gli diamo onore, rispetto, lo trattiamo come una persona di sostanza, di importanza, di grande valore e di grande peso, quindi. E questa stessa parola è usata nei 10 comandamenti che dicono in Esodo 20, versetto 12, onora, kaved, tuo padre e tua madre. In this Torah reading, Hashem chose to place his glory, known as in Jewish literature as Shekinah, into the finite space of this Mishkan or sanctuary. His presence was unmistakable and of great substance. It was heavy and inspired reverence. The presence of the Lord was so heavy or weighty, in fact, that Moses himself was not able to enter. E in questa lettura della Torah, Hashem ha scelto di collocare la sua gloria, conosciuta nella letteratura ebraica come Shekinah, nello spazio finito del Mishkan che era il santuario. La sua presenza era inconfondibile e di grande sostanza, di grande peso. Era una riverenza pregnante, pesante e ispirata. La presenza del Signore fu così tangibile, così pesante, fitta, infatti che Mosè stesso non poté entrare. If you think about it, he'd been spending lots of time up on Mount Sinai in the presence of Hashem. E se pensate che Mosè aveva speso tanto tempo, 40 giorni nella presenza di Hashem, più 40, quindi 80 giorni alla presenza di Hashem, alla presenza della sua Shekinah, la sua gloria. It says in Exodus 40:35, Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. E in Esodo 40, versetto 35, c'è scritto, Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nuvola si era posata su di essa e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. So as the children of Israel moved on from the foot of Mount Sinai, where they spent a long time, where they received the revelation of the Torah, the manifestation of Hashem in the cloud and fire that hovered over the mountain now moved with them to cover the tabernacle. This sign reassured the people of his continual presence and guidance throughout all of the rest of their journeys. E quando i figli di Israele si spostarono dai piedi del monte Sinai, dove ricevettero la rivelazione della Torah, la manifestazione di Hashem nella nube
nelle nubi e nel fuoco che aleggiava sulla montagna, si mosse ora con loro per coprire il tabernacolo. E questo segno ha rassicurato il popolo di Israele della sua continua presenza e guida durante tutto il resto dei loro viaggi. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and there was fire therein by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Exodus 40:38. Poiché la nuvola dell'Eterno era sopra il tabernacolo di giorno e vi era fuoco di notte, agli occhi di tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Esodo 40, versetto 38. So in a similar way, Yeshua, or Jesus, will always be with us, because he also promised, I am with you always to the very end of the age. Matthew 28, 20. E allo stesso modo Yeshua, Gesù, sarà sempre con noi. Ha promesso, sono con te sempre, fino alla fine dei tempi. Matteo 28, versetto 20. So as believers in Yeshua, we do not need to drift aimlessly upon storm-based or storm-tossed sea of trials and tribulations alone. All right, they're going to come, but we are not alone. The Ruach HaKodesh, or the Holy Spirit, has been sent to lead and guide us and to be with us forever. It says in John 14:16, I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever. E come credenti in Yeshua non abbiamo bisogno quindi di andare alla deriva senza meta su un mare agitato di prove e tribolazioni da soli. Il Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, è stato inviato per guidarci e condurci e per essere con noi sempre. Chiederò al Padre ed egli ti darà un altro soccorso affinché possa essere con te per sempre. Giovanni 14, versetto 16. And for those of you who say that the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh, is no longer active, no longer is viable, like many people are preaching now, even especially in the Brethren Church. E per tutti coloro che stanno predicando che il Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, non è più in vita, specialmente o attivo, specialmente tra coloro che sono nelle denominazioni dei cosiddetti fratelli. You are speaking and sinning and blaspheming the Holy Spirit. Tu stai parlando contro e facendo blasfemia, quindi peccando contro lo Spirito Santo, contro il Ruach HaKodesh. And you will pay the price. E tu pagherai il prezzo. I really hope that you will see what's going on and truly ask forgiveness. Io spero che tu chiederai perdono per quello che hai detto e che hai predicato. Now I would like to talk about the glory of Hashem and how it falls also on Solomon's temple. E ora vorrei parlare della gloria di Hashem che cade sul tempio di Salomone. It says in 1 Kings, which is the Haftarah, part of the Haftarah, the prophetic portion, when the priests withdrew from the holy place, the cloud filled the temple of the Lord, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled his temple. E nella prima Re 8, capitolo 8, versetti 10 e 11, leggiamo: quando i sacerdoti si ritirano dal luogo santo, la nuvola riempì il tempio del Signore. E i sacerdoti non poterono svolgere il loro servizio a causa della nuvola, perché la gloria del Signore riempì il suo tempio. So in the Haftarah, the prophetic portion for this week, the Shekinah glory of Adonai filled the temple in Jerusalem once the work had been completed, just as it had filled the Mishkan, or the tabernacle in the wilderness, when the work was completed. E nell'Haftarah, o la porzione profetica di questa settimana, la Shekinah, gloria di Adonai, riempì il Tempio di Gerusalemme una volta che l'opera era stata completata, proprio come aveva riempito il Mishkan nel deserto quando l'opera era stata completata. So, as in the Parashah reading, it was the end of the work that brought the supernatural outpouring of Hashem's presence, not at the beginning, not in the middle. Starting any kind of project is usually pretty simple, if accompanied by zeal and enthusiasm, all right? But the real blessing, the true blessing, comes when the work is finished. This requires patience, diligence, and endurance, and it's not easy.
E come nella lettura della Parashà, fu la fine del lavoro che portò l'effusione soprannaturale della presenza di Hashem, non l'inizio. Avviare qualsiasi tipo di progetto è solitamente relativamente semplice, se accompagnato da zelo ed entusiasmo, ma la vera benedizione arriva al termine del lavoro. Ciò richiede pazienza, diligenza e resistenza. So like the Israelites, believers in Yeshua have also been given a job to finish. And it says in Acts chapter 20, verse 24, my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Yeshua has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. E come gli Israeliti, anche ai credenti è stato affidato un lavoro da portare a termine. Il mio unico scopo è finire la corsa e completare il compito che il Signore Yeshua mi ha affidato, il compito di testimoniare la buona notizia della grazia di Dio. Atti 20, versetto 24. So who is the author and finisher of our faith? Quindi chi è l'autore e il finitore, il completatore della nostra fede? When Yeshua died on the Roman cross, his final words were, "It is finished." So he knew that he had completed the work that he had been sent to this world to accomplish. He had fulfilled his calling. He had glorified the Father, the Lord, which was his heart's earnest desire. It says in John 17:4, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. E quando Yeshua morì sulla croce di esecuzione romana, le sue ultime parole furono è compiuto, è finito. Sapeva di aver completato, di aver finito l'opera per cui era stato mandato in questo mondo da compiere, aveva adempiuto la sua vocazione, aveva glorificato il Signore, che era l'ardente desiderio del suo cuore. In Giovanni, Yohanan 17, versetto 4, leggiamo, io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto, ho finito il lavoro che mi hai dato da fare. So the work involved being the author and the finisher of our faith. That's what he did. Hebrews 12, 2 says this. E in Ebrei, lettera agli Ebrei 12, versetto 2, leggiamo, quel lavoro implica essere l'autore e il finitore della nostra fede. So he is the Aleph and the Tav, or as many people say in Greek, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And we can say hallelujah. And we can be secure in the knowledge that Hashem always finishes what he starts. He did not just begin the work of creation, he actually finished it. In Genesis 2:1, it says, thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Egli è l'Aleph e il Tav, in greco Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine. Alleluia! Possiamo essere quindi sicuri della consapevolezza che Hashem finisce sempre ciò che inizia. Non ha appena iniziato l'opera della creazione, l'ha terminata. Così furono completati i cieli e la terra in tutto il loro vasto schieramento. Bereshit, Genesi 2, versetto 1. So Hashem is faithfully at work in each one of us as well. So he will bring the work he began in us through to perfect completion. It says in Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Messiah Yeshua. Hashem opera fedelmente anche in ognuno di noi. Egli porterà a compimento perfetto l'opera che ha iniziato in ognuno di noi, confidando in questo che colui che ha iniziato in te un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno del Messia Yeshua. Filippesi capitolo 1 versetto 6. So when we come to the end of our lives, even if it seems like there might be still lots of work to be done here on the earth, may we be able to declare, just like the Apostle Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, in 2 Timothy 4, 7. E quando arriviamo alla fine dei nostri giorni, alla fine della nostra vita su questa terra, anche se sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare qui sulla terra, possiamo poter dichiarare come l'Apostolo Paolo, Rav Shaul, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. 2 Timoteo capitolo 4, versetto 7. So what does it mean to go from slavery to freedom?
Quindi cosa vuol dire passare dalla schiavitù alla libertà? The book of Exodus, or Shemot, begins with the Israelites enslaved in Egypt. It ends with a visible demonstration of the Shekinah glory of Adonai. Those who follow the Master, Yeshua HaMashiach, Jesus the Messiah, have personally experienced freedom from slavery. E il libro dell'Esodo, Shemot, in ebraico, inizia con gli Israeliti ridotti in schiavitù in Egitto e si conclude con una dimostrazione visibile della Shekinah, la gloria di Adonai. Coloro che seguono il Maestro, Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, hanno sperimentato personalmente la libertà dalla schiavitù. So before we knew Yeshua, we were all enslaved to sin, longing to be delivered from the kingdom of darkness. So now his Torah, his law, or his instructions, is written on our hearts. And his Ruach HaKodesh, his Holy Spirit, dwells within us, transforming us day by day into the people he has called us to be. E prima di conoscere Yeshua, eravamo schiavi del peccato, desiderando essere liberati dal regno delle tenebre. Ora la sua Torah è scritta nei nostri cuori e il suo Ruach HaKodesh, Spirito Santo, dimora dentro di noi, trasformandoci nelle persone che egli ci ha chiamato ad essere. Now that doesn't mean we don't still sin. Questo non vuol dire che non pecchiamo più. But we need to also realize that we sin and we need to ask forgiveness and still fight to not sin. Ma dobbiamo appunto realizzare che ancora pecchiamo e realizzandolo dobbiamo chiedere perdono e combattere quel peccato. And not just say, hey, it's okay. God loves me just the way I am. E non dire, ah, Dio mi ama così come sono e va bene così che continuo a peccare. Because he does love us, but he wants us to not sin. Perché lui ci ama, ma vuole che noi non pecchiamo. So it's a constant battle. Quindi è una costante battaglia. Let's fight the good fight. So combattiamo questa buona battaglia. And it says in 2 Corinthians 3:18, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. Ma noi tutti, a volto scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, ci stiamo trasformando nella stessa immagine di gloria in gloria, proprio come dal Signore lo Spirito. Seconda Corinzi 3, versetto 18. And in conclusion, I just want to reiterate the glory and the tabernacle. E in conclusione voglio reiterare, appunto, riportare la gloria e il tabernacolo. So wood and metal, skins and curtains, it seemed impossible, like I said before, that Hashem would take up residence in such a place. Could this be actually the dwelling place of the living God? Would the Lord really come down and dwell in a tent? Legno e metalli, pelli e tende, sembrava impossibile che Hashem si stabilisse in un posto del genere. Potrebbe essere questa la dimora dell'Hashem vivente. Davvero il Signore sarebbe sceso ad abitare in una tenda. A sudden shout rose up through the assembly and all the eyes turned to the mountain. The cloud which had covered the top of the mountain those many, many days began to come down, began to descend, rolling and cascading down the mountainside like a sudden avalanche of vapor, mist and smoke. E un grido improvviso si levò dall'assemblea e tutti gli occhi si volsero alla montagna. La nuvola che in quei giorni aveva ricoperto la cima della montagna cominciò a scendere, rotolando e precipitando giù per il fianco della montagna come un'improvvisa valanga di vapore, foschia e fumo. I can't imagine the frightful scene that would be. E io posso immaginare che momento di spavento, di grande terrore possa essere stato nel popolo di Israele al solo vedere questa nuvola scendere. In fact, a panic spread throughout people. A holy terror seized all their hearts. And as if it was planned and choreographed in advance, all of Israel, every man, woman, and child, fell prostrate to the ground. A brilliant light
emanated from the cloud as it dropped from the top of Mount Sinai. The peak of the mountain emerged visible, shining in the sun for the first time in 9 months. So without the towering cloud hovering over it, the mountain probably seemed small, humble, and insignificant after all that. And the Lord had actually left Sinai. Il panico quindi si diffuse tra la gente. Un santo terrore colse ogni cuore, come se fosse stato coreografato in anticipo. Tutta Israele, ogni uomo, donna e bambino, cadde prostrato a terra. Una luce brillante emanava dalla nuvola mentre scendeva dalla cima del Monte Sinai. La cima della montagna emerse visibile, scintillante al sole per la prima volta in 9 mesi. Senza la nuvola imponente che aleggiava su di essa, la montagna sembrava piccola, umile e insignificante dopo tutto. Il Signore aveva lasciato il Sinai. So then the cloud of glory settled into the tent, or onto the tent actually, a meeting, and the glory of the Most High filled the actual sanctuary. So Moses tried to enter, but he found he could not bear the weight of the glory. He was not able to enter the tent of meeting. Hashem had actually come to dwell with his people. The tabernacle was a success, but there was a fundamental problem with the whole tabernacle concept that came out immediately. La nuvola di gloria si posò quindi sulla tenda del convegno e la gloria dell'Altissimo riempì il santuario. Mosè cercò di entrare, ma scoprì di non poter sopportare il peso della gloria. Non poté entrare nella tenda del convegno. Hashem era venuto ad abitare con il suo popolo. Il tabernacolo è stato un successo, ma è emerso immediatamente un problema fondamentale con l'intero concetto del tabernacolo. So even if Hashem can dwell among his people in a holy place, it doesn't mean that all his people can draw near to him to enjoy communion or interaction with him. Hashem had actually taken up residence in the tabernacle, but he appeared unapproachable. So even Moses, who, like I said, was accustomed to standing up on Mount Sinai and basking in the glory of the presence of Hashem, of the Lord, he could not enter. E anche se Hashem può dimorare tra il suo popolo in un luogo santo, ciò non significa che il suo popolo possa avvicinarsi a lui per godere della comunione e dell'interazione con lui. Hashem si era stabilito nel tabernacolo, ma sembrava inavvicinabile. Nemmeno Mosè era abituato a stare sul monte, che era abituato a stare sul monte Sinai, era a crogiolarsi nella gloria della presenza del Signore, poteva entrare nel tabernacolo. So the book of Exodus ends with an unresolved issue. The problem illustrates the classic theological paradox between the imminence of Hashem and the transcendence of Hashem. Hashem is remote and inaccessible, and yet at the same time, he's always and ever close and personal. The tabernacle illustrates this paradox. On one hand, the Lord moved into the midst of the camp of Israel, but on the other hand, no one could enter his presence. Il libro dell'Esodo si conclude con il problema irrisolto. Il problema illustra il classico paradosso teologico tra l'imminenza di Hashem e la trascendenza di Hashem. Hashem è remoto e inaccessibile, eppure allo stesso tempo è sempre vicino e personale. Il tabernacolo illustrava il paradosso. Da una parte il Signore si spostò in mezzo all'accampamento di Israele, ma dall'altra nessuno poté entrare alla sua presenza. So the paradox between imminence and transcendence is also obvious in our feeble and sorry attempts to form a what we call a Christology to explain the divine nature of the Messiah. Some explanations seem to be more theologically consistent than others. But any attempt at explaining how the infinite can occupy the finite necessarily involves an inversion in logic. So the mystery of the tabernacle is not less baffling than the mystery of Hashem taking up residence within the Messiah. Il paradosso tra immanenza e trascendenza è evidente anche nei nostri tristi tentativi di formare una cosiddetta cristologia, una teoria su Yeshua per spiegare la natura divina del Messia. Alcune spiegazioni sembrano essere teologicamente più coerenti di altre, ma ogni
tentativo di spiegare come l'infinito possa occupare il finito implica necessariamente un'inversione logica. Il mistero del tabernacolo non è meno sconcertante del mistero di Hashem che si stabilisce all'interno del Messia. So the book of Exodus ends with this kind of cliffhanger. It kind of leaves the reader with the question, how are this people supposed to approach Hashem? How will they come near to him? Il libro dell'Esodo quindi si conclude in suspense e lascia noi, il lettore, con una domanda. Come dovrebbero le persone avvicinarsi ad Hashem? Come potranno avvicinarsi a lui? So thank you for joining us this week. E quindi vi ringraziamo per esservi uniti a noi. For this parasha. Per questa parasha. And now we will continue with our prayers. E ora continueremo con le nostre preghiere. Today we're going to do things a little slightly different. Ora faremo una sequenza di preghiere leggermente diversa dal consueto. Instead of doing the Micha Mocha, which is who is like you, we are going to do the blessing of the Messiah. E invece di pregare Micha Mocha, pregheremo prima la benedizione del Messia. Which is the only way to come into the presence of Hashem. Che è l'unica via per entrare nella presenza di Hashem. So, we shall do this in a different way. E quindi faremo questa preghiera in una maniera diversa. Baruch atah Eloheinu melech haolam asher natanu et erech ha-yeshua be-Mashiach Yeshua. Blessed are you, O Lord, our God, King of the universe, who has given us the way of salvation in Messiah Yeshua. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci ha dato la via della salvezza in Yeshua il Messia, Cristo Gesù. Excuse me. And if you have prayed this prayer with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, se avete pregato questa preghiera con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, tutta la vostra mente, we ask you to contact us. Vi chiediamo di contattarci. You shall receive a gift. E riceverete un regalo. To be led in the path of the redemption. Per essere guidati sul sentiero della redenzione. Amen. Amen. Now we will continue with our other prayers. E quindi continueremo adesso con le altre preghiere. Now we will do the Micha Mocha, which is who is like you. E ora pregheremo Micha Mocha. Che vuol dire chi è come te? Che significa chi è come te? Micha Mocha, Bahele Madonai. Micha Mocha, Nedar Bakodesh. Nora Teidot. Osei Felei. Osei Felei. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, Lord? There is none else. You are awesome in praise, doing wonders, O Lord. Who is like you, O Lord? Chi è come te, O Signore, tra gli dèi? Chi è come te, Signore? Non c'è nessun altro. Tu sei meraviglioso nella lode, facendo miracoli, O Signore. Chi è come te, o Signore? And now we shall pray the Shema, which is the watchword of our faith. E ora pregheremo la Shema, che è la parola d'ordine della nostra fede. I can't get my talit. Non riesco a prendere il talit. Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaheh, Yeshua HaMashiach, Hu Adonai. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Blessed be his name, whose glorious kingdom is forever and ever. Yeshua the Messiah, he is Lord. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è uno. Sia benedetto il suo nome, il cui glorioso regno è per sempre. Yeshua, il Messia, egli è il Signore. And now we will conclude this time. E ora concluderemo questo tempo. With the Aaronic blessing. Con la benedizione aronica. The blowing of the shofar. And la benedizione del shofar. The Holy Communion or the Lord's Supper. E la Santa Cena, Arukat Adonai o Comunione. Yivarechecha Adonai ve'ishmerecha Ya'er Adonai panav elecha vichunecha Yisa Adonai panav elecha b'sehem lecha shalom b'shem Yeshua HaMashiach tzar ha-shalom, shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace, shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, il Messia, Principe della Pace. Shalom. You'll have to excuse me, some days are better than others. Scusatemi, alcuni giorni sono migliori degli altri. Take a moment to ask the Lord, our Father, for forgiveness of our sins. E ora prendiamo qualche minuto di raccoglimento per chiedere perdono per i nostri peccati ad Hashem. So Yeshua
took the bread and he broke it and gave thanks. Yeshua prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi talmidim. And he gave it to his disciples and he said, take this and eat this. This is my body which is broken for you. E disse, prendete questo, è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Do this in memory of me. Fate questo in memoria di me. Thank you. Grazie, Signore. After the supper, e dopo la cena, Yeshua took the cup and poured it. Yeshua prese la coppa e la riempì. And he passed and he gave thanks. E la passò ai suoi talmidim e ringraziò. He passed it to his disciples and said, "Take this and drink this, all of you." E disse, prendete e bevetene tutti. This is my blood, which has been shed for the salvation of many. Questo è il mio sangue che è stato versato per la salvezza di molti. I tell you, I will not drink the fruit of the vine. Io vi dico che non berrò da questo frutto della vite. Until I drink it again with you in the kingdom of heaven. Finché la berrò con voi nel regno dei cieli. So thank you. Grazie, Signore. That is the end of today's parasha. Questa è la conclusione della parasha di oggi. We hope you have a blessed Shabbat. E preghiamo che sia uno Shabbat benedetto. And we will see you next week. E ci rivedremo la settimana prossima. I want to thank you Shem also willing. For the prayer they have been doing. We want to thank you for the prayers. Noi vogliamo ringraziarvi anche per le preghiere che abbiamo ricevuto per il Rabbino Harel. For me, the other day when I was not feeling well. Mentre il Rabbino Harel non si sentiva bene. Nothing has been found. Nulla è stato trovato. And so we can thank Hashem for that. Quindi possiamo ringraziare Baruch Hashem per questo. So we love you all. Quindi vi amiamo tutti. In the name of Yeshua. Nel nome di Yeshua. Amen. Amen. And if you have anything you want to contact us, there's a contact link below. E se desiderate contattarci, c'è il contatto appunto al di sotto di questo video. If you desire to have counseling, a biblical-based counseling, there is a link called Machaseh Shel Tikva. Se desiderate ricevere counseling, c'è il link appunto al Machaseh Shel Tikva. The Rebbetzin Gabriella's website. Di cui si occupa la Rebbetzin Gabriella. Who is a licensed counselor. Che è una counselor con licenza. And also, if you'd like to dedicate a Torah portion, parashah to somebody or a special event, please click on the link at the very bottom. Inoltre, se volete dedicare una Torah, una parashah, una porzione di Torah o qualsiasi altra sezione della parashah in onore di qualcuno a cui tenete o qualcuno che avete perso, potete farlo cliccando sul link che si trova al di sotto del video. Also a special event. E special eventi speciali. And lastly, if you feel led to just give any kind of offering to help support our ministry, we really could use your help right now. E se vi sentite guidati inoltre a donare qualsiasi tipo di donazione al nostro ministero, per il supporto al nostro ministero, soprattutto in questo tempo, è davvero importante. There is a link for that. C'è anche per questo un link e un collegamento a quello a cui potete cliccare. May you be blessed. Possiate voi essere benedetti. In the name of Yeshua. Nel nome di Yeshua. Amen. Amen.